Ciao ragazzi, buonasera, buoni mondiali a tutti, l'ultima giornata anche se qua c'è scritto ancora giorno 9, sapete com'è, qualche volta succede che i video vengono pubblicati troppo tardi, ciao Wood, perché il computer farci lecca, e è veramente... Confortante pubblicare un video riguardante le finali di oggi, l'ultimo giorno, quando praticamente un terzo delle gare sono già state fatte. E probabilmente voi che guardate i mondiali in questo momento non avrete tutto il tempo del mondo per andare a cliccare su quel video. L'ho voluto finire perché si è trattata a tutti gli effetti di un'impresa. Però in questo momento l'impresa la sta facendo Yaman Crippa su 10.000 metri. Quindi non c'è il tempo nemmeno in questa occasione per parlarne. Me lo ricorderò come un periodo terribile della mia vita, fortunatamente alletato dalle gare di atletica leggera. Non ho mai avuto così tanta voglia di studiare in questo momento. Ok, allora la cosa incredibile alla vigilia, anche considerato la prestazione di Yeman su 5000 metri la prima giornata dei mondiali, è il fatto appunto che il nostro azzurro in questo momento è in testa... nel gruppo di testa, scusate, nel gruppo di testa dei 10.000 metri. Non si è ancora staccato e sembra in buona condizione. Davanti sta nominando un ritmo che potrebbe permettere un nuovo record italiano, se Yamaha continua a tenere. Eccolo là, in ultima posizione. In questo momento hanno superato i due terzi di gara, sono a 6.600 metri. Eh, sta iniziando un pochino a perdere qualche centimetro, però bisogna vedere... Se riuscirà a reagire, non è ancora detto adesso è undicesimo arrivare nei primi dieci sarebbe tanta roba. Ciao Ludovico. Ciao Ludovico, quello che devo fare adesso, semplicemente, era questo. Almeno scrivere mondiali giorno 10. E metterlo qua sotto. Finale, 5.000 metri. Eh sì, ecco che gli Emma inizia un po' a pagare. 4x400 uomini. Ecco qua, ho aggiornato un attimo la grafica, che adesso tra poco vedrete qua sotto, come sempre se volete fare domande, se vogliamo parlare di atletica tutti insieme, tanto vale che non sia l'unico a proporre argomenti anche voi, anche se ci sono comunque le gare che parlano da sole in certi casi, con le grandi prestazioni, avete visto la Michambo nel salto in lungo, è riuscita ad arrivare sopra i 7,30 m. Poi purtroppo Luminosa Bugliolo non è passata in finale nei 100 ostacoli. Gara che verrà eh, subito dopo questi 10.000 metri. Però anche lì si prospetta una grande sfida tra Nia Eli e la Brown giamaicana. Eh, ci siamo ci siamo. Siamo in un momento decisivo i 10.000 metri, ok, allora Kevin. Uh, non so se sta guardando in questo momento. Abbiamo i, i, gli etiopi che stavano menando giù dura insieme ai keniani uh, nel gruppo di testa, come soliti, sono soliti fare. Yemen, Crip è riuscito a rimanere nel gruppo di testa fino ai 7 km quasi. Poi si è staccato e adesso è in un secondo gruppetto che si è frazionato, ma non è da solo e quindi potrebbe ancora continuare ad andare forte. Abbiamo Canada, eh, Stati Uniti, Etiopia, Kenya e Uganda davanti, anche se eh, i due paesi americani sono rappresentati in realtà da keniani che si sono. Trasferiti come immigrati lì, eh, l'Etiopia in questo momento sta un po' pagando l'attacco dell'ugandese Ceptegei che in questo momento è in testa. Siamo adesso a 7600 metri, quindi mancano 2,4 km alla conclusione. Eh, sì, Jacopo, potrebbe cadere un record italiano in questa gara, eh? potrebbe cadere un record italiano e sarebbe il primo. Sapete, noi ci stavamo un po' a lamentare quando nell'intervista con Giomi che hanno fatto alla Rai dicevano: Ma com'è possibile che le altre nazioni li fanno i record nazionali quando ci sono le occasioni importanti? Quando ci sono i campionati mondiali poi tocca l'Italia e lì è vero, siamo eh, in molti casi riusciamo a difenderci, però il record non lo facciamo, come se non riuscissimo a tenere il picco. In realtà secondo me Davide Re ha avuto sfortuna a non fare il suo record, l'abbiamo fatto il record a livello collettivo nella 4% maschile e femminile, adesso può cadere un record individuale con Yama Kripa. Vediamo, la situazione adesso dopo essersi eh, un pochino eh, infiammata al chilometro scorso si è stabilizzata. Eh, semplicemente il gruppetto davanti è più, è più piccolo eh, e Yemen è in un piccolo drappello dietro ad inseguire. Quindi il chineano Kipruto in questo momento è passato in testa a tirare. Eh, Con Gay e Belico è in seconda e terza posizione. Eh, sì Jacopo, vediamo, aspettiamo e incrociamo le dita per Yemen. Yeman in questo momento addirittura è nono, è riuscito a sopravanzare alcuni dei suoi compagni del gruppetto inseguitore ed ha un distacco di circa 10 secondi dai primi. Vediamo, eh, perché se questi qua ti scendono sotto i 27 minuti, Yeman ti fa un personale di 30 secondi, capite? E già Wood, consideriamo anche se tratta di una prestazione a livello del mare. E il livello del mare credo che influisca intorno a 3 o 4 decimi, eh, considerato che si parla di una prestazione fatta a 1000 metri d'altezza. Considerate una cosa, però: che quando c'è vento a favore, naturalmente i 400 metri vengono compensati. Il vento, tanto la miambo, un altro salto della miambo nel sette lungo. Volevo dirvi che il vento, eh, siccome è fatto d'aria e l'area è più rarefatta in quota, eh, la influenza positiva del vento diventa minore quando va più in alto. Voglio dirvi, se tu hai 2 metri al secondo diventa a favore all'altezza del mare, eh, oppure 0 eh, met eh, metri al secondo diventa a favore alla, alla Città del Messico, facciamo che queste due situazioni si equivalgono. Quando però a Città del Messico c'è 2 metri diventa a favore ulteriori, come è successo con Menea quando ha fatto il Accordi del Mondo, non è che ce ne vorrebbero 4 a livello del mare per avere una situazione simile. Perché il vento di città di Messico, essendo fatto di aria più rarefatta rispetto a quella della quota livello del mare, è meno influente, meno efficace. Semplicemente, no, questo piccolo lezione di fisica sulla influenza del vento nelle gare di corsa. Aspettando che, attenzione, Yeman, non so, lo stanno inquadrando eh, senza far vedere gli altri, sembrerebbe che Yeman si sia separato dalla compagnia di quelli che erano in difficoltà e da solo stia cercando di riprendere i primi. Grandissima condizione per Yema, sta cercando da solo di riprendere i primi, dopo che si era inizialmente staccato c'è un altro da appello di testa che sta soffrendo, è un altro ugandese che non c'è che è ancora in testa, bensì il nono classificato che ancora non fanno vedere. Allora, oggi un record dei campionati? Eh, credo di no per pochi secondi. Cioè, ricordatevi che gente abbiamo avuto fino a primi anni 2000 come mezzofondisti. Kipchoge lottava contro Bekele. E chi lotta adesso? Adesso continuano a lottare, però in, sulle strade della maratona. Ora mi rendo conto che Bekele e Kipchoge continuano a lottare. Le 2003 a Parigi, se non sbaglio, furono eh, primo e secondo dei 10.000 metri. Andiamo a vedere i risultati live. Mettiamolo qua. Dovrebbe fare intorno a 28.15, 28.15, se continua così, quindi di pochi secondi sotto il record personale di 28.22, penso. Ok, allora. Tanto Wonders è ritirato, purtroppo. 9000 metri, Cripp attualmente è nono. Eccolo, era l'Omong quindi in difficoltà. È 9 a 11 secondi di ritardo, non credo che facciano il record. Dovrebbero fare un ultimo chilometro in 2,40 ci può stare e quel punto scendono a 27 Però dovrebbero fare una decina di secondi meno per un record dei campionati. Quindi 2,30 per fare 2,30 alla fine di 10.000 deve essere veramente, veramente una bestia. Intanto si sfilaccia il gruppo di testa perché c'è un attacco da parte di. Vediamo chi è: dovrebbe essere Ahmed No, è un Eritreo. Non è una nazione... Non riconosco la divisa. No, era un doppiato. Scusate, era un doppiato. Kifle, Eritrea, era doppiato. Continua a tirare Ceptegei, dunque. Sono in tre che stanno prendendo vantaggio. Ceptegei, Kipruto e Belihu. Che è da un po' di tempo che stanno tirando, in realtà. Adesso hanno sgranato il gruppo. C'è un altro chinano che insegue. E siamo a... In fondo alla gara. Mancano 300 metri. Si allarga all'esterno per cercare di superare il soleterino opposto, Belihu. C'è una lotta con Ceptegay. mentre Kipruto sta un po' pagando. Eh, non ce l'ha fatta Bellico a, super Bellico a, a superare Ceptegay, fa tutta la curva esterna, si incaponisce. Sicuramente avrà fatto 2-3 metri in più che potranno fare la differenza nel finale. S ancora affiancati, senza nessuno che è davanti rispetto all'altro nel finale. Ecco che a 50 metri dall'arrivo Bellico uccide e Ceptegay vola verso la vittoria del campionato del mondo e il terzo è il keniano, appunto Kipruto non è il Kipruto che ha vinto le sepi è un altro Kipruto ancora Kenia al quarto posto aspettiamo l'arrivo di Yemen allora che lo aggiorneranno qua appena sarà disponibile sono molto rapidi Add addirittura ha superato un altro atleta Avevo detto che doveva fare intorno a 28, no 27 e 10 ha fatto, credo che il personale sia di almeno di 12 secondi Almeno 12 secondi di personale, è arrivato nei primi 10, se non sbaglio Si è superato veramente un, un Etiope che era nel gruppo di testa nel finale, è arrivato nei primi 8 È arrivato nei primi 8, questo non me lo aspettavo per niente Aspettavo una prestazione nei primi 10 Ma un po' più nei primi 12 Lo vediamo, qual è il record italiano? Voi lo avete sapete a memoria? Non mi dite che ci hanno battuto il nostro Totò Antibo, 27, 16, 50 e non di poco. Ma dov'è crippa qua? Io pensavo avesse fatto il personale di pochi secondi. Ha fatto il personale... Di una trentina abbondante di secondi. Una trentina abbondante di secondi. Rapportatelo, dite, eh beh, un 10.000. Ma vuol dire 3 secondi a chilometro. Come se io facessi il pressionale di 5 secondi su 1.005. E quando è che faccio un pressionale di 5 secondi? Eh Vediamo l'anno prossimo. Comunque, per farvi capire che si tratta di una prestazione spettacolosa. Se fatta poi ad un livello di partenza come era quello di Yeman, già così alto, migliorare ancora e arrivare così vicino ai... Eh? Suoi avversari eh, che battono bandiera africana, eh, keniana, o etiope o ugandese 27-10-76, nuovo record italiano per Yeman Kripa Ha battuto Agos Kebriwet non, non, non vi salta in testa qualcosa quando vi dico questo nome? Guardate cosa ha fatto Kebriwet in carriera Era uno dei favoriti tra l'altro Kebriwet quest'anno è il primo al mondo su 10.000 metri Almeno nel ranking dei 10.000 metri come personale a 26,48, come stagionale a 26,48, fatto ad angolo, ed infatti, era il migliore della stagione, è arrivato terzo ai giochi olimpici dei 5.000 metri del 2016. Per dirvi a che livello è, è asceso Yemen con la gara di oggi. Non ha ancora vinto niente a livello, a livello assoluto, però insomma è uno dei forti della, della disciplina. E quindi il mezzofondo si salva nell'ultima giornata. Ancora meglio della, della maratona di ieri, con Rashik è arrivato 12esimo. Poteva arrivare nei primi 10, ma ha avuto problemi all'anca durante la corsa. Grandissimo. Almeno oggi, una soddisfazione... Una soddisfazioncina in più per l'Italia. L'abbiamo avuta. Beh, vorremmo dire la finale di tortu L'abbiamo vista tutti. Però un record italiano individuale. E adesso avremo la staffetta. Che anche lei potrebbe fare un record. La 4x400 maschile. Considerate che siamo arrivati a un secondo abbondante del record in qualificazione. E non so quale sia la. Ah, Emanuele, Bel 1249. Bravo, non so quale sia il record italiano della eh, la, la formazione ufficiale che ci sarà nella staffetta. Vediamo se il silo della fida ci dice qualcosa. Tanta intervistano Yemen. Niente, qua c'è Luminosa. Eccola qua la formazione ufficiale, è confermata quella dell'anno scorso, eh, della, di ieri. Re, Aceti, Galvan e Scotti, non in quest'ordine. O se lo fanno in quest'ordine, <ride> non so cosa pensare. Siamo sicuri che questo sia l'ordine? Re, Aceti, Galvan e Scotti? C'era un tale nella live di ieri che aveva detto esattamente questa cosa. Cioè re in prima, ma mi sembra così assurdo. Altre formazioni hanno messo il più forte nell'ultima ovviamente. Con Ray Benjamin in ultima. Nonostante sia ostacolista. Vedo che non c'è Norman negli Stati Uniti. Questa è una cosa interessante. Norman che ha la migliore prestazione dell'anno dopo aver cannato la finale non qualificandosi nella gara individuale non fa nemmeno la staffetta. Ma c'è Kerley qua in prima e Benjamin comunque. Cioè bisogna vedere se l'ordine è questo oppure è invertito. Ma se l'ordine fosse invertito, aceti eh, lo trovi eh, poco prima di Re anziché Galvan. E quindi la strategia dell'Italia di rimonta completa fino alla fine, non, cioè ordinati dal, da quelli meno forti a più forti, non c'è. Intanto, no, Crippa sta dicendo: se avete sentito, che la sua stagione è stata lunghissima, che dura dall'ottobre scorso. Praticamente dalla preparazione per i campionati europei di corsa campestre, dove è arrivato sesto, permettendo all'Italia di vincere una medaglia a squadre. Addirittura, addirittura, non è completamente soddisfatto perché voleva rimanere nel primo gruppo. Cosa avrebbe potuto fare? 28-27 minuti netti. Allora. Complimenti a colui il quale, dopo tutto il mazzo che mi sono fatto, mi mette pure non mi piace alla live. Veramente, le 100 ore che ho utilizzato per fare questi video più le ore di live, evidentemente non vi interessano. Io ultimamente sono leggermente irritabile con tutto quello che ho subito, con tutto l'allenamento che ho saltato, oltretutto per darvi, per cercare di darvi il miglior servizio possibile. È ovvio ed evidente che ho cannato alcune cose, che vi ho fatto arrivare in ritardo nel video delle guide, però. Siamo un gruppo, siamo una community, siamo in grado di capire il perché queste cose succedono? Vabbè, è ovvio che debba migliorare, ma con un non mi piace anonimo senza nemmeno un commento che spieghi il motivo per cui dite non mi piace che si migliora la situazione? Questo è un piccolo sfogo, però non metto il video clickbait sfogo, lo faccio in corrispondenza della situazione che è avvenuta. Vabbè, dici, Filippo non è arrivato in finale 2005 perché non ha fatto il tempo. In finale di 1500, ci sono arrivati atleti nell'arco di tre decimi. Sono arrivati tutti lì insieme. E Filip, avendo fatto due secondi di più, non ha avuto il tempo a disposizione per entrare in finale. Grande Yemen su 10.000 metri. Ancora sopra i 7 metri da Miambo Non come il salto della vittoria, una gara recuperata non dall'inizio, diciamo più avanti. I primi salti erano molto più incerti nella tecnica rispetto a questi ultimi. Ha rimesso in chiaro le cose vincendo la sua gara. E nonostante questo salto non fosse proprio il livello del primo. Era il suo precedente primato Allora, tre finali in pista alla fine 100 ostacoli La 4x4 femminile E la 4x4 maschile Giavellotto è ancora in corso Il lungo si è appena concluso Con la vittoria di Miambo per la Germania Su Romanchuk e Brume La Brume avrebbe dovuto Secondo il pronostico Prendersi il secondo posto Invece eh, Grande prestazione da parte dell'Ucraina La quale al quinto salto ha fatto 6,92. È molto costante. Ma anche la Brume, in realtà. Tra il migliore e il peggiore dei salti, ha solo eh, 7 centimetri. Non ho mai visto. Una... No, aspettate, l'ultimo 6,45 è un po' ammollato. Però 5 salti consecutivi da, da 6,83 a 6,90 sono tanta roba. Bowie, nonostante il Season Best, non è andata a podio. Uh, ed anche Proctor, evidentemente lei che uh, andava molto forte qualche anno fa Comunque ha uh, più di 30 anni Undicesima è fuori dalla, dalle 8 della finale Siamo attualmente a pochi centimetri 6 centimetri del record dei campionati dell'87 del Non è passato poco, qualche anno, molti anni E anche 7,52 dell'88, del record del mondo di Cistai, Cistiakova. Perfetto Anche Satelungo è stato lungo e passato Il Giavellotto è ancora in corso Si diceva eh, La Germania non è sugli scudi Non è eh, la favorita per una volta Addirittura Roller, campione olimpico Non è entrato in finale Non è entrato, è arrivato ultimo Ha fatto 79 metri in qualificazione Quindi fuori dai giochi Fetter è quello che dovrebbe fargli le veci Però attualmente è un metro abbondante dietro a Peters della Granada, in testa su Kirt il migliore dell'anno. Purtroppo. Yulus Diego che era no, interessante. La prospettiva di un keniano che è forte nel giavellotto. Non ce l'ha fatta ad entrare nella, nei tre lanci di finale, avendo fatto addirittura tre nulli. La misura necessaria era 80 e 42, nemmeno eccessiva per entrare in finale. E sono iniziati adesso gli ultimi lanci. Che infatti adesso stanno a inquadrare. C'è un po' di pausa nelle gare in pista prima dei 100 ostacoli che saranno alle 7.50. Eh, ciao Matteo, grazie. No, è che sono veramente irritabile adesso. Cioè alla fine sono soddisfatto per quello che ho fatto, però guarda mi sono anche mi strabicato l'occhio a forza di, forza di guardare schermi e il mio occhio ha iniziato a guardare, a guardare storto, cioè è un, un bel marchio, con un po' di riposo dovrebbe passare. Senza contare che non mi faccio vedere dal mio gruppo di allenamenti per una settimana per ottimizzare il tempo, che probabilmente non hanno rinnovato, il mio... non hanno rinnovato la mia iscrizione e che non so quando possa fare la visita medica prima che mi tolgano l'ingresso al campo. Devo pensare anche a quella. Ora premio nel 1500. In non ce l'ha fatta, è arrivato quarto. È arrivato quarto e è stato Lewandowski più lesto a prendersi il podio. La fuga di Ceruyot è stata vincente. Forse Jacopo non ne aveva perché col suo carattere avrebbe sicuramente seguito il primo. E invece aveva qualche, qualche secondo di ritardo, qualche mezzo di ritardo, era insieme al gruppo il quale nel finale ha sprintato, non riuscendo però a riprendere il primo e quindi per il norvegese solo la quarta posizione. Ciao eh, Balala Tinomer, mancano i 100 ostacoli? donne e la 4x400 maschile e femminile siamo agli ultimi tre lanci del giavellotto maschile nel giavellotto maschile in questo momento abbiamo un atleta del Grenada in testa eh, un po' a sorpresa davanti al favorito Kirt quindi stanno ora allora a premiare i 1500 gara in cui ha vinto il favorito In Ingebrigtsen solamente quarto però terzo Lewandowski in una, in una volata lunga da acido lattico da, da tanto acido lattico poi nei 10.000 metri incredibile prestazione di Yaman Crippa che è riuscito a rimanere con il gru gruppo dei migliori fino al sesto, settimo chilometro, poi si è staccato ma ha cercato comunque di rientrare, fa il record italiano con 27.10 migliorandosi addirittura di 30 secondi abbondanti rispetto al suo precedente personale e riscattando completamente quella prestazione che aveva fatto alla qualificazione dei 5.000 metri nella quale si era eh, perso prima, prima di entrare in finale praticamente. Eh, sopra, molto sopra i suoi tempi E adesso beh Abbiamo appena visto anche il salto lungo concludersi Miambo ha vinto come pensavamo Ha fatto addirittura 7,30 metri e 30 Per lei, eh, 7 ,40 Per lei è un gran personale Controllo subito 7,30 metri sì, e eh, è era giusto la prima, la prima, il primo dato. 7,30 m di salto in lungo, la migliore misura dell'anno, ma non è il record dei campionati. Hanno fatto ben di più negli anni 80. I famosi anni dei 400 m molto forti, e anche c'erano cioè, molte altre discipline molto forti nel settore femminile. Teoricamente mancherebbero solo 3 minuti ai 100 m ostacoli, e poi... Uh, il programma è molto serrato vogliono chiudere in fretta evidentemente questi mondiali alle 8 e mezzo ci sarà l'ultima gara che è quella degli azzurri in realtà quindi finiamo noi i 400 metri e i 400, ma 4x400 maschile stavo a dire Allora, dice Wood il terzo più veloce 10.000 da un europeo. Si può vedere, sapete. Lo vediamo. State guardando questo. Ora vi faccio vedere le liste di sempre. Perfetto, questa è la lista di sempre decento, tanta Giamaica e tanta America, ma adesso andiamo a vedere i 10.000 eh, 10 e ci limitiamo all'Europa. Hai ragione, e l'hanno già aggiornato. Mofara 2646, Mohamed Morit 2652 nel 99. Iaman Creep e poi Antonio Pinto. Se vogliamo essere cioè, pignoli, il primo caucasico di questi sarebbe Antonio Pinto, 27-17. Però si tratta comunque, vorrei mettere in chiaro questa cosa, la crescita di un atleta, secondo me, nel luogo in cui cresce, eh, l'imprinting dovuto all'ambiente in cui è presente, secondo me ha un'importanza comparabile, se non in alcuni casi superiore, a quella della genetica. In questo ne sono sicuro. Cioè, guardate alla fine la situazione. Eh, noi in questo momento stiamo vivendo un ritorno di eh, fiamma delle atlete non prettamente keniane africane e degli atleti non prettamente keniani africani. Eh, pensate a Wonders, eh, che anche se oggi non era per niente in condizione, ha speso tutto nella prima parte di stagione e si è ritirato anche in questo 10.000. però ha fatto il record del mondo dei 5 km su strada e maratone insieme a Moen in mezzo maratone con tempi paurosi e pazzeschi in questo momento potrebbe essere giustificabile il fatto che eh, il numero di persone che provano a fare atletica per in mezzo fondo in questi casi per diventare forti nei paesi disagiati dell'Africa del Kenya e dell'Uganda eh, sono molto maggiori rispetto all'Europa quando hai più gente che prova è più probabile c'è cioè, più competizione intanto hai più voglia di migliorare ed è più probabile che spunti fuori mh, quel campione su 10 milioni che una nazione ti può produrre. La genetica conta, ma si può aggirare in alcuni casi, quindi eh, l'ambiente di per sé conta, e questa è una cosa sicura. Lo sento come italiano questo record di Yaman Crippa sui 10.000 metri. Era questo un po' il punto. Salvatore Antibo, tra l'altro, comunque sia, nonostante fosse 30 anni esatti fa, ha fatto un tempo molto simile, 27-16. E a quel tempo, quel tempo valeva medaglie d'oro, medaglie, insomma, campionati. Prego. Ah 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 Quindi parte veramente per primo? Hanno sbagliato tutto. La carica agonistica di Re è quasi una carica agonistica da mezzo fondista, re non avrebbe mai fatto quello scatto per trovare quelle sue energie. Quelle energie ispirate per riuscire a qualificarsi nell'ultima frazione della giornata di ieri, cioè della gara di ieri sulla 4x400 metri. <ride> Una delle poche cose che la federazione non avrebbe dovuto sbagliare, evidentemente l'ha sbagliata. Se mettere in prima per questo motivo, prezzate che Re abbia problemi? Se, se Re ha problemi in sl fare slalom, allora eh, se al posto suo c'è un altro atleta, questo altro atleta non avrà problemi? Oppure sono così presuntuosi da ritenere che con Re in prima frazione l'Italia. Cambierà il secondo, la seconda e la terza volta Con secondi di vantaggio Vabbè, adesso c'è i 100 ostacoli Allora, Williams e Ali Giamaica sì. contro America Nelle corsie centrali Ma l'atleta che non ti aspetti Miali. Ali non era prettamente la... Era la seconda favorita in realtà sì. Ha fatto il personale nella... Semifinale. Ok, eh, quindi non era prettamente il motivo dello slalom se Davide non farà l'ultima, però secondo me sembra una grande una grande cavolata questa. Scusate se ho perso un po' la ali di vista. Era la Harrison che è arrivata a seconda, la Harrison grandissimo tempo anche lei, ma quella un po' delusa secondo me la Williams perché eh, sembrava essere l'atleta che, che più si era tenuta una prestazione, cioè un miglioramento rispetto alla semifinale andando verso la finale. Cosa vi devo dire ragazzi? Eh, veramente questa cosa della staffetta un po' mi rende perplesso. Non so quale altro atleta potrebbe permettersi un recuperone sul finale come può fare Davide oppure addirittura comunque sia avere la carica agonistica per resistere alla rimonta di altri perché a quel punto uno che non sia Davide nella parte finale deve resistere alla rimonta di altri. Sì, Jacopo, ho detto... Grazie Marco, grazie. Anche mio padre, tra l'altro, attualmente non può vedere i campionati, un po' gli faccio la telecronaca anche a lui. E... Jacopo, sì che vogliono prendere vantaggio all'inizio, ovviamente, e questo è il motivo per cui hanno messo Davide in prima frazione. Però, secondo me, Davide, con tutto il valore che ha, eh, non potrà tirar fuori il 120%, e... ma tirerà fuori soltanto il 100%, correndo in prima frazione. Perché? Per lui che è così agonista, vedere un atleta davanti di pochi metri e la possibilità di batterlo per regalare all'Italia un'eventuale medaglia, questo gli mette le alle piedi, l'abbiamo visto ieri, oggi non potrà farlo, oggi, anche se non, non ci penserà, inconsciamente quello che il suo cervello dirà è sì, facciamo la buona frazione e poi vediamo cosa fanno gli altri. Cioè, eh, fare l'ultima frazione è un po' il compito del capitano, non vedo il motivo per cui debba andare lui in prima per, per questo gioco di vantaggi anche perché uno con la medica che ci ritroviamo non è detto nemmeno che Davide passi il testimone in prima posizione due eh, nonostante questo ricordatevi che eh, ci sono 100 metri in corsia prima di ritornare in, in prima eh, corsia e cioè prima di tornare alla corda nella seconda frazione e in quei 100 metri può succedere di tutto possono rimescolarsi le posizioni e questo vantaggio ipotetico di Davide potrebbe sfumare. No, no, Jacopo. Il punto è questo. Il punto è questo, Jacopo: che io, eh, questo commento tuo eh, fa il paio con quello che ho visto qua. Guarda, se andiamo a vedere la start list della gara, piano piano. Ecco qua: nella start list c'è l'ordine. Primo Re, secondo Aceti, terzo Galvan, quarto Scotti. Io voglio tutto il bene del mondo a Scotti, ma a meno di vent'anni ha tutto il tempo per avere l'ultima frazione. Tra due anni magari è ancora più forte. Però adesso io sono sicuro che per come è impostata l'Italia, intanto tenere Aceti che secondo me eh, poteva lottare, cioè poteva avere un ballottaggio probabile con tricca e corsa e eventualmente avrebbero potuto correre più forte di lui. Ma lì bisogna vedere, bisogna essere dentro la federazione. E capire eh, a contatto con gli atleti qual è la condizione, non posso dire niente al riguardo. Eh, il punto è: per come è fatta l'Italia, una formazione con grande disparità tra eh, tre atleti ed uno che è da vedere, se c'è questa grande disparità, non vede il motivo per cui giocarsi la carta più forte all'ultimo. Cioè, guardate il Belgio: il Belgio ha i Borlet in ultima posizione, cioè come ultimi frazionisti. Eh, L'America è vero che ha Chalmers in prima frazione, però c'ha. No scusatemi, l'America è vero che ha Kerley in prima frazione che ha fatto medaglia. In l'ultima c'è Benjamin, che nonostante non abbia fatto i 400 metri senza gli ostacoli, in quella disciplina ha un tempone quasi comparabile a E ha due e mezzo che fanno da... Eh, che fanno da transizione tra il primo e l'ultimo. Ma qua abbiamo questo andamento no, di valore degli atleti. Mentre da noi abbiamo una specie di... Eh, Picco iniziale e poi un tentativo di rimanere a una certa quota. E poi scusatemi, ma anche a livello morale vedersi passare da atleti più forti nell'ultima frazione è, è molto peggio che rimontare dal sesto al quarto posto. Cioè perdere dal primo al quarto è peggio che rimontarlo. Anche se non penso che a questo punto saremo primi a quel pu eh, quando mancherà una frazione. Mi sto triggerando. Ma mi triggera più questo del, del, della, della cosa di prima. Ah, quel lancio di Kirt in cui io stavo vedendo con la cura dell'occhio se era, eh, diciamo, atterrato, era tirato a terra. Nel cadere... Nel cadere poggia la spalla destra, ma lui è mancino? Era la spalla destra oppure no? Era la spalla sinistra. Era la spalla sinistra, ero io che dalla televisione non, non capivo da che parte era caduto. E stanno mettendo... È il punto migliore per un frutunarsi per un giavellutista, ma può darsi che si sia. Abbia sentito qualcosa già prima di cadere. Non lo so se è stata la caduta o quello che ha preceduto la caduta a procurargli quell'infortunio. È un bel colpo di scena, questo perché mi sa che Kirt non era riuscito, non era riuscito a piazzare la spallata decisiva. Era rimasto 85-90, 86-21, anzi. Qui naturalmente mi sembra che. Sa, mi sa che Kurt non vincerà ed anzi nell'ultimo lancio è possibile che Fetter eh, piazzi la, la zampata vincente un atleta come lui comunque ha questa possibilità eh, non so gli altri, eh, non spero, spero proprio che l'estone non vada fuori dal podio per questa situazione però ora come ora è infortunato nel muscolo più importante del lanciatore di Giavellotto e perciò speriamo per lui che non, non venga beffato in questo modo indegno e ignobile. Comunque no, siamo, stati, siamo stati a parlarne molto, le staffette iniziano tra un quarto d'ora, saranno le ultime due gare dei mondiali, attualmente quindi siamo a 45 gare fatte, 45 gare fatte, il Giavellotto è la 45esima e ne mancano due. Boiolo oggi ha finito il 18esimo posto e il 13.06, purtroppo per lei... Niente di eccezionale nonostante in, in semifinale avesse fatto in qualificazione avesse fatto 12-80. Nella gara femminile della 4x4 Belgio, Olanda, Giamaica, Gran Bretagna, Polonia, Stati Uniti, Ucraina e Canada. L'Italia, se vi ricordo, vi ricordo, è arrivata nona. Vediamo, la formazione statunitense è incredibile. Le due ostacoliste in mezzo, McLaughlin e Muhammad, che hanno comunque tempi sotto 50, intorno a 50 secondi nella gara secca, nella gara senza ostacoli. E poi Francis e Jonathan sono quelle due che sono arrivate in finale nella, nei 400 metri, la gara vinta da Nazer. Attualmente la sfida è quella giamaica che dovrebbe essere più forte, quasi più forte. Questa la devono cambiare adesso, in un suo colpo Crippa riprende Baldini, Mazza, Mei, Fava, Cova, Meucci, Ortis, Panetta e Antibo, hai detto niente. Stanno un po' sgonfiandosi questi campionati del mondo. Cioè, l'ultima emozione è quella delle staffette 4x4. Il Giavellotto ha avuto questa brutta fine di Kirt che adesso stanno portando via in barella. Il suo braccio sinistro lo ha tradito. Wood, uh, il medagliere adesso continua a crescere per l'America, erano 11 medaglie d'oro, adesso, fino, fino ad oggi, diventano 12, vediamo se hanno già aggiornato il conto, 12, 11, 4, siamo già oltre, erano state 10 l'anno scorso, siamo già oltre questo valore, è incredibile, considerate che, ed è molto probabile, vengono le medaglie d'oro anche dalle 4x400 maschile e femminile, arrivano a 14, 14 significa che siamo a più di un quarto rispetto al numero di eventi, perché 14 per 4 fa 52, eh, 56. E i venti sono 47. Se andiamo a controllare le, gli eventi in cui l'America è andata a podio quest'anno, a questi mondiali, Andiamo nel Wikipedia inglese perché è più aggiornata. Vado lì perché ci sono dati più riassuntivi. Allora, è più facile trovarli. Sono addirittura veri i propri articoli qua su Wikipedia stanno, stanno impegnando. Allora.

In 21 eventi l'America è andata a podio. Ha fatto doppietta in molti casi, eh, doppietta di podio oppure doppietta a primo o secondo posto. 22 eventi. Se arrivano 24 eventi con le staffette, l'America sarà a podio in più della metà degli eventi di questi campionati. Pensate che l'Italia è andata a podio in una sola occasione, no? Sta lanciando Peters, sta finendo questo giavellotto. Un bel lancio ma non abbastanza. Poi vorrei parlare con Davide dopo questa gara e capire, Davide Re, e capire cosa ne pensa lui di questa staffetta eh, con quest'ordine di partenza. Ma dopo che le acque si saranno calmate. Quindi, ritirato Magnus Kirt. Gli ultimi lanci era l'ultimo lancio del quinto turno, quello di Peters Granada attualmente in testa uh, quello che abbiamo appena visto. Adesso si ricomincia dall'ottavo, che è Kim, uh, si va dagli 80-42 dello Svedese all'86-89 del Granadegno. Tra questi, l'atleta, gli atleti che potrebbero. Fare grandi progressi sono, vediamo, Vadelic, credo che abbia un personale molto più alto, Fetter sicuramente, Kirt è fuori da giochi, eh, sono credo Vadelic e Fetter i due avversari eh, più pericolosi per Kirt per la medaglia, per la medaglia che eventualmente potrebbe perdere e forse Weber, ma solo perché si tratta di scuola tedesca, tra poco correrà, eh, tra poco lancerà. C'è la caporale che sta cercando di rubare la medaglia a Cerviot. Qualcuno si sarebbe indispettito. Allora, Wood. La gara che finora mi ha intusosmato di più. Facciamo un po' un, un replay andando indietro. La Naser mi ha intutosmato molto. Barshim mi ha intutosmato molto. Devo poi. Poi farò ordine, eh? Poi, il peso mi ha stupito molto, emozionato molto anche il peso. Sono queste tre che mi vengono in mente. L'alto maschile, il triplo... no, e l'alto maschile, volevo dire, il, lancio, il getto del peso maschile e i 400 metri femminili. Se riguardo qua gli ordini d'arrivo, mi mi viene in mente qualcosa forse? Vediamo. A livello d'Italia la staffetta 4x400 è in qualificazione. Le gare su strada sono state un patimento anche a vederle da quanto soffrivano per il caldo. Eccola, il tedesco numero 2 non ha per niente la non ha per niente la forza di andare in testa, anzi, lancia veramente poco. Di sfatta tedesca per ora, allora poi vediamo. Mohamed ha fatto un gran tempo, però forse me lo aspettavo troppo, non ho, non mi sono emozionato molto. Quanto eh, invece ho visto fare nei 400 metri piani, anche la Hassan, eh, la Ubiri erano eh, vittorie un po' telefonate. Acer Smith ha dominato però non ha avuto molta concorrenza. Mentre appunto la NASA ha avuto la Weboffine in fondo che tentava di recuperarla. E ne è saltenato anche un po' femminile in realtà, perché abbiamo visto un'avversaria. Nascere un'avversaria della Ziskene veramente forte e veramente giovane. L'asta, se fossero saliti sopra i 6 metri, a quel punto sì. Fosse durata ancora un po' quella gara. Avrebbe, avrebbe guadagnato un posto sul podio quindi nell'ordine credo 400 metri peso e salto in alto di Barshim. sono le tre gare che mi hanno entusiasmato di più nell'ordine già raggiunto ma non superato siamo alla terza eh, a pari merito con Andrei miglior prestazione di sempre nella finale più importante di livello più alto di sempre ovviamente perché siamo tre atleti in un centimetro. Sapete, poco prima che iniziassero le gare, delle finali, insomma, c'è stata la, la consueta intervista a Giomi, il presidente della FIDAL, della Federazione Italiana, per chi eventualmente, non credo, di voi non lo conosca, per tracciare il bilancio dell'Italia. Eh, sfortunatamente per lui, perché è solito aggrapparsi tanto ai risultati positivi, questa cosa l'ha fatta prima che venisse Kripa, altrimenti già la situazione sarebbe stata diversa. Però, insomma, le domande classiche che si fanno in questi casi è come mai gli azzurri non hanno? Niente, Fetter butta via l'ultimo lancio, anche lui. Quindi è sul podio, è sul podio Kirt, nonostante tutto. E ha vinto, ha vinto il tetra della Granada. Un'altra un nazione sale nell'Olimpo del Giavellotto. Fino a qualche anno fa erano poche le nazioni che vincevano, adesso molte di più. Ha vinto il Kenya, ha vinto Trinidad, adesso vince Granada. Guardiamo l'ultimo lancio prima di riprendere questo discorso sulla federazione e sulla retorica di Jomi. Ah, niente, questo l'ha proprio. Ma ragazzi, guardate dove è riuscito a lanciare. Comunque, volevo dirvi che appunto il modo di difendersi della federazione è che cioè, tende a trovare le giustificazioni e a fare confronti con i risultati di due anni fa. Ovviamente, è facile migliorare rispetto a due anni fa, quando abbiamo fatto solo due posti nei primi otto oltre alla medaglia di palomisano nella marcia. E tra l'altro tutti i posti dei primi otto erano solo nelle gare su strada e non in pista. Però eh, quello che manca secondo me è un percorso globale di crescita, eh, in cui ci sia un'interconnessione tra le varie parti. Dall'allenatore del gruppo giovanile alla testa. Ci deve essere un certo qualcontrollo. La Fidal in molti casi si prende la, il merito di successi individuali. Vi spiego, il recupero di Marta Zenoni, tornata in auge dopo due anni difficili, è stato un recupero individuale. Non è stata la Fidal ad occuparsene. La Fidal l'unica cosa che ha fatto è stata continuare a dare nominalmente fiducia a quell'atleta. Se fosse stata come la del buono, un atleta di gruppo sportivo, a quel punto eh, avrebbe dato fiducia come ha fatto la del buono, però la del buono non è ancora tornata in gara. Già, Wood, penso alla NASA. Comunque. E poi ci sono le scelte che sono un pochino più prettamente tecniche, come schierare le formazioni della 4x400. Sì, Wood. La... Si parlava prima in televisione di Granada, di, di quanti pochi abitanti abbia Granada. E comunque vorrei dire appunto... Pensate che l'Italia dell'Atletica abbia 60 milioni di abitanti. Ci sono delle regioni in cui l'Atletica è praticamente una nazione minore, cioè una, una, uno sport così minore da non essere quasi conosciuto. Ed è un po' peccato che la campagna attualmente sia così, perché ha prodotto campioni e talenti fino a qualche anno fa. E adesso a campionati regionali juniores, ci sono quattro gatti, letteralmente. Granada ha pochi abitanti, ma la percentuale di gente che fa atletica scommette è superiore. Magari 100.000 abitanti di Granada corrispondono a una regione come la Lombardia in Italia per il numero di atleti che provano quantomeno a scendere in pista. E già si inizia a ragionare. Ovvio che poi eh, due cose, talento, come vi ho detto, cause genetiche che non devono essere eh, considerate... Esageratamente però esistono Ambiente E credo che manchi che Per l'Italia c'è molto spesso La Un freno psicologico In molti casi Alle prestazioni Forse ci facciamo troppe pippe mentali Anziché semplicemente Allenarci, cioè io vedo molta Ingenuità, freschezza Nelle prestazioni degli atleti Di quelle nazioni La capacità di con estrema naturalezza eh, diventare forti non significa che sia facile quanto che eh, non complichino la faccenda dal punto di vista mentale eh, e dal punto di vista degli allenamenti può darsi che sia appunto questo un approccio un pochino più leggero tipico dei paesi caraibici che permette di superare le questioni della tensione psicologica in maniera migliore Ciao Wasabi, siamo qua per la 4x400. Manica fatti. Record 4x400 donne? In quale? L'Italia non c'è nella 4x400 donne comunque. Sì, comunque Crippa è arrivato ottavo, non settimo. Cambia poco, in realtà per il placing table comunque il posto nelle 8 è considerato in questa classifica che non prende in considerazione solo le medaglie, bensì anche i piazzamenti fino ai primi 8. Ed è un pochino più onesta nei confronti dell'Italia perché qualche piazzamento in più l'abbiamo fatto in questo modo. Nella placing table siamo 29 esimi attualmente e ne prenderemo almeno uno di più di punti perché farà, faremo la 4x400 maschile, mentre nel medal table cioè nel medagliere siamo 31 ⁇ Ecco che presentano. Ora, allora, una cosa interessante di queste staffette. Troviamo... Ah, scusate, non vi facevo vedere perché ero, ero spostato. Avevo spostato il, lo schermo. Eh, qua siamo 29 ⁇ esimi nei table, Un bronzo, due settimi posti quello di Tamberi e quello di della 4x400, della 4% femminile e tre ottavi posti. Scusate, Tamberi qua e i settimi posti sono di Tortu della 4% e tre ottavi posti sono di Crippa, Tamberi e di Stecchi nell'asta. Una cosa interessante è che l'America Tante medaglie d'oro e d'argento, molti meno piazzamenti dal terzo in poi, atleti che vanno a segno oppure falliscono miseramente quando non sono proprio in condizione, come è successo a Bednarek e a Norman. Ma quelli che sono in lizza, quelli che sono lì con la testa e con il fisico vanno quasi, quasi sempre a segno, evidentemente. Vediamo, la prima nazione senza Ori di questo placing table è il Canada. Ho suggerito a Bragani l'argomento, la prossima volta però deve farlo in maniera meno sospetta, sennò sembra che palesemente mi abbia copiato. Ecco che stanno a presentare la 4% la 4x400. Vediamo qua la start list ufficiale di questa formazione. Stavo a vedere prima, però ce la teniamo d'occhio per eventuali commenti. E poi ci guardiamo anche, grazie all'impostazione della live del live insomma della IAF, ci guardiamo anche i passaggi in tempo reale. Credo che sì, prima o poi apparirà la casella del live results e a quel punto ci possiamo guardare in tempo reale i passaggi. Una cosa, volevo vedere i tempi della, di Tiffany James, che mi pare la, che sia la più scarsa delle giamaicane della staffetta. Infatti è appena 95esima nel ranking dei 400. Potrebbe essere lei il punto debole che impidi, impedirebbe alla formazione giamaicana di vincere loro. Teniamo d'occhio la seconda frazione, eh. Ha già vinto l'argento Nella 4x400 mista E di personale Ha 51,32 Alla faccia cioè, Scarsa però comunque per, Magari ci fossero altri atleti così in Italia Eccolo in partenza Ci siamo si stanno avvantaggiando un po' in corsie esterne dove appunto abbiamo l'America, l'Ucraina eh, e il Canada, però considerate che attualmente la, eh, dovendo fare una curva in più prima di entrare alla corda c'è da calcolare un disavanzo molto maggiore tra le atlete attualmente l'unica cosa certa è che l'America è in grande vantaggio anche se la Polonia non è così lontana considerato quella curva molto lontana l'Ucraina e il Canada e la Giamaica, già di per sé non è che sia partita benissimo. Vediamo Tiffany James, che, di cui parlavo precedentemente, se magari è una donna da staffetta che in questa occasione si eh, trasforma, la vedo che è partita molto bene, in realtà in questa seconda frazione, cercando di forzare il ritmo, forse per quantomeno essere in seconda posizione, in realtà è in quarta. Una volta entrate la corda, ecco Alison Felix. La cosa interessante è che, no, eh, non c'è la Felix, era solo in qualificazione. Purtroppo è la McLaughlin questa. La Felix, comunque, se l'America vincesse, si prenderebbe un'altra medaglia avendo partecipato alla qualificazione, e il suo numero di medaglie impressionanti a mondiali crescerebbe. Siamo già sopra il 20, o intorno al 20. Quindi l'America come McLaughlin. In netto vantaggio, la Giamaica si è difesa anche se attualmente è, è quarta con seconde di ritardo Vediamo il passaggio Non ci sono i passaggi? L'America non, non fanno vedere le seconde purtroppo, è un peccato È un peccato So solo che la prima frazione americana è stata in 49.51 e la seconda è stata leggermente sotto i 50 secondi Attualmente la Polonia insegue e la Giamaica cerca di recuperare Ce la sta facendo, adesso è agganciata al gruppetto della seconda. Solida la, fra la frazione dell'americana che mantiene il vantaggio e adesso siamo all'ultima frazionista. la Giamaica lotta per la terza posizione, anche se al cambio, avvicinandosi pure alla terza, non ce l'ha fatta superarla. Tenta il sorpasso in esterna ed è sempre un rischio. Ricordatevi cosa ha fatto ieri la Folorunzo: praticamente ha buttato via la gara dell'Italia. Purtroppo, perché poi l'errore in cambio è venuto anche per colpa della Folorunzo che stava cedendo posizioni. Povera lei, lo ha fatto per eccesso di voglia di correre forte e di vincere. Di superare le altre in corsia esterna. Però poi ha pagato tantissimo nel finale. Allora, dietro c'è una bellissima volata per la seconda posizione. Con la Giamaica, che attualmente è leggerissimamente davanti alla Polonia. La Polonia spunta fuori nel finale. E si prende il secondo posto. La Giamaica è comunque sul podio. Comunque, grande Polonia. Infatti, guarda come, come sta festeggiando la polacca subito dopo tagliato il traguardo. Le frazioni dell'America sono state molto costanti. La terza ha fatto anch'essa 49 e mezzo. Il tempo finale è stato 3.18 e 92. Quindi hanno fatto tutte e tre 49 e 50 secondi. È tanta roba avere quattro donne che corrono da 49 e 50 secondi. In una 4x400. Allora, le Polacche hanno fatto addirittura il record della loro nazione... La Giamaica è il season best con 3,22, l'Italia di tempi a circa 3,27 sarebbe arrivata comunque in fondo a meno di clamorosi personali e primati italiani che sempre ci aspettiamo, molto poco arrivano purtroppo, quindi... Posso chiedervi di eventualmente farvi vivi in chat perché è da un po' che non ci sono commenti e tutte le volte temo che la diretta non funzioni? Grazie. Una sola gara alla fine. Ma anche se c'è questa faccina che piange, che dice ci sono poche gare che mancano. Ciao Mick, grazie. In realtà sono contento che finiscono questi campionati del mondo. Perché poi tornerò a vivere. Vedere l'atletica è bello, però non bisogna mai superare il confine tra il nutrirsi di un evento per trovare motivazioni, anche esperienza, perché guardare le gare di altri può dare esperienza e soddisfazioni, a non far diventare questa cosa un. Un'abitudine compulsiva, insomma. Ho cercato, cercato di rendervi le cose più facili per seguirla eh, insieme a voi, questa gara, queste gare, e quindi creare un certo qual, una certa qual comunicazione, anche per evitare di chiudersi un po', insomma. Sai, ti chiudi a guardare un mondiale quando in realtà deve essere appunto un'occasione per condividere emozioni e interpretazioni. Ma, vi ripeto, francamente, il fatto che finiscano questi mondiali, me ne faccio una ragione. Ok Bud, non ti preoccupare allora. Meno male che ho suggerito a Bragagna che la Felix la medaglia la vince. Forza. E adesso ci, sta, ci abbiamo questa 4x400 che dovrebbe partire da pochi minuti anche se forse sono un po' in ritardo perché faranno la premiazione dei, dei 10.000 metri. Vittorio Ugandese. Sono rappresentati tre stati confinanti, Kenya, Etiopia, Uganda. Gravitano tutti attorno al Corno d'Africa, tutti attorno alla Rift Valley, la Valle dei Campioni, l'altipiano della Rift Valley. Ma certo, ti saluto, Daniele. Anzi, mi incuriosisci, sei uno youtuber anche tu. cioè, fai video one gamer style. Sei qua per vedere l'ultima gara dei campionati del mondo. Comunque, la 4x400 maschile con l'Italia, che tarda a partire per via di questa premiazione dei 10.000 metri. Vittoria dell'Uganda. Vittoria dell'Uganda. Ceptgei. Diamo un'occhiata a questa start list. E come sempre, se volete fare dei pronostici sull'eventuale risultato. Io attualmente dico Italia settima. Mi dispiace, ma questa start list, questa, questa, questo posizionamento degli atleti non vi convince per niente. Non mi convince per niente. Allora, andiamo a vedere quelli forti, Kerly e Benjamin. Il personale di Benjamin nell'ultima frazione, nonostante sia un 400 ostacolista, teoricamente è di 46 di 44.31. Vedete cosa vi dico? Cioè l'ultimo della, cioè della prima frazione, degli americani, scusate, l'ultima frazione degli americani comunque è sotto i 45, cioè è più forte di Davide. Comunque tra l'altro ha 19,99 su 200 l'anno scorso, cioè è, è un atleta. È un atleta completo. Queste prestazioni qua sono state fatte quando ancora era giovanissimo, del 97, quindi questo l'ha fatto a 18 anni scarsi. Lui che è di luglio può ci può stare un 10,69. Si è concentrato su altre prestazioni. Comunque per dirvi, qua abbiamo 44,31 dell'ultima frazione dell'America, mentre il primo Kerley che lì a mettere subito le cose in chiaro è ben più forte sì però di personale a 43 64 si parla di mezzo secondo di differenza circa per l'italia questa differenza è di circa un secondo e mezzo o anche due se andiamo a vedere aceti rispetto al re c'è una sproporzione più alta un secondo se vediamo re contro contro scotti quelli in mezzo sono cerri Che ha 44,66 di personale e London, che ha 44,47. Avete capito? Comunque, l'America ha potuto giocare con la formazione perché, tra primo e l'ultimo, ha meno di un secondo di differenza tra il primo e l'ultimo degli accrediti degli atleti. Che schiera Vediamo la Giamaica, Un'altra delle formazioni favorite Blanfield, Allen, Thomas e Gay gay è, gay è scritto È il migliore Quindi è la classica Formazione in crescendo 44 e 46 Se andiamo a scendere Il penultimo Thomas I solito in mezzo ci mettono quelli A tappare il buco O meglio a tra, traghettare dal primo all'ultimo Qua 45-47 Quindi si giocherebbe con, un, con uno scott informissimo Ma ce la, se la giocherebbe Poi c'è Allen Che ha di personale 44-13 Cercheranno di avvantaggiarsi con lui E con il primo che è Blanfield Il quale ha come personale Addirittura 43-94 Allora qual è il punto qua? La Giamaica ha pochi milioni di abitanti, quindi ci può stare di non avere 4-4 centisti forti o fortissimi allo stesso momento. Ce n'ha meno di 3 milioni di abitanti la Giamaica. L'Italia ce n'ha un po' di più, però come atleti ne produce molti meno. La Giamaica ha come formazione uno fortissimo, uno leggerissimamente meno forte, uno non forte in terza frazione e gay che probabilmente è lì per fare un bel rimontone finale. C'è da dire che Gai ha un, uno stagionale migliore rispetto a Branfield. È, è una scelta diversa tattica rispetto all'Italia. Comunque l'Italia attualmente è un po' la mosca nera come eh, la pecora nera come scelta della formazione. Cercherà di fare una strategia alternativa e in questo modo cercare di prendere in contropiede gli altri. Però mi sa tanto che il primo degli americani, nemmeno con Davide Ri, riesce a batterlo. C'è un personale di qualche decimo inferiore Comunque è Curly Medaglia di bronzo Ah, ciao, scusa Marica. Eh. Allora Non credo che sia normale. A meno che non abbia proprio smesso di fare tutto quello che hai detto, e sia un talento stratosferico. Io ho sudato parecchio per fare un'ora e undici. Diciamo che siamo ai limiti del possibile. Se, se avessi detto sotto l'ora e dieci, non ci avrei creduto. Eh, non ha fatto mai sport fino a quell'età? Se non ha mai fatto sport fino a quell'età, è impossibile. Se è un atleta perso che può essere recuperato dopo tanti anni, tipo un Davide Rainieri, un pochino più scapestrato, sì. Bisogna vedere cosa ha fatto prima, oltre a, a avere quella vita lì. Se ha avuto uh, un passato da atleta prima di smettere, aveva già un talento, e poi ricomincia dopo 4 mesi può fare ad un ore 12. Allora ogni dubbio è, è passato. Perché abbiamo visto che c'è Davide Re esatto, Emanuele. Partono e c'è Davide Re in prima. Non credo che, ave, che avete visto molto qua Perché è un po' piccolino Con la risoluzione che abbiamo Peccato se, se strabuzzate un po' gli occhi Vedete che, i tempi che vi ho detto Ok Bisogna stare attenti anche Al tobago E al recupero della Colombia con Zambrano La Francia, la Gran Bretagna Sono tutte formazioni di. Sono tutte formazioni pericolose Siamo quasi in fondo allora veramente eh? A questi mondiali. Al netto di tutta la fatica e la voglia che ho di ricominciare a vivere, c'è un po' di tristezza lo stesso. Vediamo se riescono a dare anche i tempi in fretta, i tempi di, di frazione. No, i tempi ufficiali di frazione non li danno agli atleti nei risultati ufficiali, quindi dovremmo calcolarli e stimarli un po' a mano. Chi siamo? Sta calando il sipario sui campionati del mondo, la 4x400. Comunque, forza Davide e forza Italia, a prescindere da queste scelte, siamo tra i migliori 8 al mondo. Davide in ottava, quindi è il secondo più avanti, anche se bisogna considerare il, il decalage delle corsie. Attualmente in effetti è più avanti il Belgio. C'è Jonathan Sacor. Che non è la pedina più forte del Belgio. Ed è comunque davanti. Forse Davide ha veramente bisogno della carica agonistica dell'ultima frazione per andare forte. Attualmente sta un po' pagando. Ora ritorna come sempre è solito fare nell'ultimo rettilineo non è proprio in testa l'America attualmente nemmeno lei sta facendo prestazione eccezionale Davide circa uh, ha cambiato circa terzo o quarto comunque davanti all'America, davanti alla Giamaica e poi sono più o meno nell'ordine il la Colombia e il Belgio il Belgio cerca di prendersi la terza posizione lottando con la Colombia, l'Italia è già ci abbiamo giocato la carta Davide Re. Siamo già sesti. E siamo già sesti. Col settimo posto che sta già andando via. Eh, e che la strategia da di Davide Re non ha pagato. Perché dopo due frazioni stiamo già lottando per non essere ultimi. Siamo già sesti a un passo dall'ottavo. C'è un po' di confusione nei cambi. Perché siamo in fondo alla, alla storia. E adesso siamo ultimi. E adesso siamo ultimi. Mentre la gara vera è davanti. Ora allora, non so quanto si possa saltare uno Scotti che faccio il tifo per lui. Quanti decimi avrà da riprendere al settimo per un'eventuale rimonta? Siamo già staccati di 4 metri. Dal Penultimo. Cerchiamo di recuperare Trinidad e Tobago, si tratta? No, Tobago è più avanti. Credo sia la Colombia. No, è la Francia, credo. Intanto davanti la Giamaica eh, sembrava potesse mettere in crisi gli Stati Uniti o meno eh, poter... Poter notare contro di essa, però, proprio il terzo frazionista, che vi ho detto non era così forte, ha perso quei metri fondamentali. E il Re Benjamin sta involandosi verso la vittoria. L'Italia non pervenuta, sta cercando di prendersi la settima posizione. Si è alle spalle della, del settimo classificato. Credo sia la Francia, che bisogna controllare. Vince l'America in 2,56. Siamo sopra il tempo di ieri. Siamo circa un secondo e mezzo sopra il tempo di ieri. Questa è la tattica della federazione italiana. Come vi ho detto, se gli italiani vanno forte, molto spesso non è per, colpa de non è per merito della federazione. Sono comunque soddisfatti. Eh. Sono comunque soddisfatti. Hanno lottato per l'ottavo posto, per non essere ottavi. Insomma, era la Francia l'altra nazione, infatti. Vediamo se sono riusciti a prendere la settima posizione. Sono arrivati sesti perché la Gran Bretagna ha cannato la gara. Niente, la Gran Bretagna non, è, non appare tra i risultati. Comunque, abbiamo fatto un tempo di un secondo e mezzo peggiore rispetto a ieri. E siamo arrivati sesti. Esatto, Jacopo, quello che pensavo. La Gran Bretagna poi è stata squalificata. Stavo a guardare altri, altre, altre formazioni. Quindi mi ero perso questa cosa. Siamo attaccati alla Francia con. Eh, nelle ultime due frazioni con Galvan, grazie alla rimonta di Galvan, Ceti si era staccato parecchio rispetto agli altri. Eh, abbiamo recuperato la Francia con Galvan e Scott è riuscito all'ultimo per due decimi scarsi a prendersi la sesta posizione per questo motivo. Un sesto posto che comunque vale di per sé se fosse arrivata la Gran Bretagna un settimo, però dobbiamo comunque rendere conto di questa bella prestazione dell'Italia. Il punto è che... 3 0, 0 74 Addirittura un probabile record italiano. Con un Davide Reinformissima sarebbe potuto almeno, almeno tremare il vecchio record italiano. E invece siamo ben staccati. Siamo ben staccati. La Colombia va al record nazionale e scende sotto 3 minuti. Sempre più sorprendente. Questo stato. Sempre più sorprendente. Zambrano, che era l'ultimo dei frazionisti. Guarda caso è il più forte. Il Belgio è arrivato terzo. Regolando appunto la, la, la Colombia di qualche decimo, non di poco, in realtà. Grazie ai due borle nel finale, e come vi dicevo, la Giamaica ha pagato nella terza frazione il confronto con gli Stati Uniti prendendosi comunque un bel argento. Il primo tempo degli Stati Uniti 256-69 è pur sempre la miglior prestazione mondiale dell'anno. Come a casa e come sempre accade, comunque in stati forti tirano fuori le carte in occasione dei campionati e nelle gare che contano. E quindi qua, in poche occasioni, come questa. Siamo in fondo, volete un piccolissimo riassunto, recap, eh, riassunto anche dal punto di vista delle aspettative della federazione italiana, cosa abbiamo ottenuto insomma in quanto Italia? Un tirare le somme abbiamo avuto delle belle sorprese piacevoli sorprese in alcuni casi eh, non si è totalmente risolto il problema di due anni fa a Londra ovvero di atleti che arrivano non al massimo della condizione o non al massimo della cattiveria agonistica per alcuni sì però insomma avere entrambe le cose cattiveria agonistica e condizione per ora continua ad essere un problema per gli italiani uh, è importante per la promozione dello sport che Tortu sia arrivato in finale in questi mondiali? Allora, grazie. Guarda, ora leggo ora commenti. Ciao Wood, grazie per aver seguito praticamente tutte le live. Sei un grande anche tu. Io Emanuele, non so i provinciali con 339. Cioè. Ah, Malika. Allora, un attimo che recupero tutto, eh. Allora. RKT. Ingebrigtsen, l'ho visto. Sì, in quel momento stavo caricando il video che non partiva perché il computer non è adatto a fare video, evidentemente. L'ho visto e mi ha un po' deluso. Forse non aveva le energie, perché se avesse avuto la forza sarebbe sicuramente stato dietro... A Cheruyot avrebbe avuto il coraggio di seguire Cheruyot e non ce l'ha fatta. Eh, almeno cercare di farlo. Quindi Malika, campione provinciale a Mantova 339 di 39.000, ma ha smesso 15 anni. eh? Non. Malika... Cioè, beh, vediamo adesso. Ok. Avete i vostri discorsi. Non mi intrometto adesso Volevo finire il discorso Appunto uh, L'Italia Ha avuto dei problemi Ancora dei piccoli problemi strutturali Piccoli insomma Da, da sistemare e Le vittorie che abbiamo avuto Claudio Nell'Asta Ha perso un po' La cattiveria agonistica Appunto nell'ultima La convinzione Di poter fare certe misure Nella finale La convinzione di poterlo fare E invece niente E il punto è che abbiamo raccolto poco anche perché partivamo con alla fine, eh, a livello oggettivo, delle pretese molto basse, non c'era tanto da poter sperare. Eh, chi è entrato in finale ha superato se stesso, ma il punto è che dobbiamo superare noi stessi per prendere una medaglia, questo è quello che più darebbe, più, farebbe, darebbe più soddisfazione. Poi, nella marcia, invece, oltre alla Giorgi, non sono arrivate altre medaglie come ci aspettavamo. Almeno una medaglia tra Palmisane stanno ce la potremmo. saremmo potuti aspettare. Tamberi, per quello che ha fatto, eh, è totalmente in linea con la stagione, anzi, meglio di quanto ha fatto vedere stagione, almeno da marzo in poi, quindi bravo. E, però, a guardare i singoli eventi bisogna considerare, comunque. Ogni singolo evento, ogni singolo atleta può trovare la sua giustificazione. Anche Bogliolo, che dopo tante gare buone, sbaglia proprio la semifinale. Ogni singolo evento, ogni singolo atleta può essere giustificato. Però è la media che dobbiamo guardare. Perché se la storia di ogni singolo atleta è individuale, la media alla fine è quella in cui eh, tutti gli accidenti, tutti i casi poi eh, si controbilanciano, poi Jebuca va a pari, si dice, e in quel caso è la federazione, cioè si capisce se una federazione lavora bene oppure no. Grazie Jacopo, adesso in poi le live saranno probabilmente... Una volta ogni due domeniche per, per decongestionarmi. O almeno questa prima domenica non ci sarà sicuramente una live, a partire dalla prossima domenica forse sì. Ev evidentemente, se quella settimana c'è anche, e eh, perché ripartiranno, voglio fare un bel po' di interviste con Atleti Forti a partire dall'inizio dell'autunno, cioè a partire da, da, da fine ottobre. Interviste con Atleti Forti. In quel caso l'intervista sostituisce la live ufficiale, possiamo dire, no? Wasabi, all'Olimpiadi, se ci si va in questa condizione, ci prendiamo risultati come questi o addirittura leggermente inferiori. Come ultima cosa, mi guardo cosa dice Re a riguardo della staffetta. Mm. No, concordo raga, eh. Concordo raga bello e Wasabi. Tanto c'è fiducia da parte di Davide. Sì Davide ma il record italiano non è venuto Secondo me anche per una distribuzione sbagliata Uno Ho capito anche quello che hanno pensato La prima frazione della, della 4x400 È leggermente più lunga rispetto alle altre Si parla di 5-6 metri Per via del cambio Però dai 5-6 metri È molto di più la carica agonistica Che può avere un Davide Ren negli ultimi 400 Nell'ultima frazione Malika, ci hai allettato con i tuoi commenti ciao ciao a te! Va bene, è finita, ragazzi! I mondiali sono ufficialmente finiti. Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito per dieci giorni che hanno guardato i video e hanno anche, mi hanno sopportato anche mentalmente in questa avventura pazzesca che molto probabilmente non ripeterò, almeno in questi termini, perché è deleterio e, evidentemente, per come è andata non ne valeva troppo la pena. Però, quelli che ne hanno approfittato, eh, spero che abbiano avuto. La possibilità di seguire meglio questi mondiali e abbiamo avuto anche un po' di intrattenimento in più. Io di per sé sono, di per, per me sono un po' migliorato anche nelle mie abilità di espressione: ci mancherebbe altro. Fossi uscito peggio di come, entra, di come sono entrato, sarei un po' incazzato. Però, però, dai, ci siamo conosciuti un po' meglio in questi dieci giorni e quindi sono contento per questo. Sarò al Festival dello Sport di Trento. Il pro la prossima domenica ci sarà anche Filippo Tortu. E sabato sarò al eh, Rising Star Mile di Settimo Torinese a fare lo speaker. Se qualcuno è del luogo potrebbe andare a vedere. È una gara organizzata da Pietro Arese, atleta della nazionale. Fine, in buona pausa e buona Pasqua. <ride> Ho letto inizialmente. Ciao atleti, io sono mezzo fondiere. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara!